Ben ritrovati a Sette Sere, abbiamo un ospite d'eccezione. Buonasera, salutiamo Lisa Dalla Noce, che è giornalista, sì, certo. Che è artista. Siamo figlia di giornalista, dai, è più bello. Io non figlia sono di giornalista, sì. Scrittrice. Sì. Ha un papà famoso. Chi è il tuo papà? Papà Everardo Dalla Noce, ciao papino, ciao mamma, ciao bimbe, già che si saluta tutta la famiglia. Naturale. Sara, Gioia e Micollo, tre figlie bellissime. Quanti anni hanno? Allora abbiamo un 22, un 19 e un 13, quasi 14. Do anche i numeri. Qualcuno è già uscita dall'adolescenza? No. Ah, dall'adolescenza sì, pensavo da casa. No, da casa no, ancora sono a casa. Gli italiani poi rimangono a casa fino a tardissimo. Allora, sono contenta. Ma in questo caso sei nei nostri studi di Sette Gold per presentare Zucchero e Veleno, il sì. tuo primo romanzo. Esatto, il mio primo romanzo. Il tuo primo romanzo, una copertina molto bella. Sì, Egidio Giudici, il mio carissimo amico Egidio Giudici, un art director d'eccezione, collabora con noi anche a Sette Gold per tutti gli spot più belli li ha fatti Egidio nel nostro ufficio. Questa copertina è molto bella, sì. Davvero. Il volume si intitola Zucchero e Veleno, Zucchero è un romanzo, romanzo e può essere un regalo di Natale. Sì, io direi di sì, ormai siamo sotto Natale, quindi dai, anche leggere fa bene allo spirito, fa bene al cuore. Abbiamo un po' più di tempo, da Natale a Capodanno, sì. Siamo a casa, per rilassarci dopo aver mangiato e bevuto, possiamo anche esatto. Metterci a leggere. Poi qui si parla di Natale. Sì, perché questo racconto, praticamente Alexandra, la protagonista di questo romanzo, è un percorso, quindi dura forse qualche anno, comunque molto intenso, e c'è anche il Natale, quindi che si scartano i regali, arriva Babbo Natale, ci sono dei cani bellissimi. Alexandra da dove parte e dove arriva? Alexandra parte da un grande amore, si è sposata con Stefano, insomma un grande amore, l'amore della sua vita, che ahimè, come tante storie importanti, anche questa è finita e quindi cosa deve fare? Deve andare avanti, stare con le sue bimbe, crescerle e incontrerà un nuovo amore, Giulia. Ma diciamo, tra un amore e l'altro bisogna imparare a conoscere se stessi, esatto. A vivere con se stessi. Io credo che proprio come nella vita bisogna imparare ad amare se stessi, a non guardare sempre le cose brutte che sono quelle che più ci capita fare, nel senso quando sei giù è forse molto più facile piangersi addosso, io l'ho fatto tante volte. Però, tutti l'abbiamo fatto tante volte. Sì, però poi invece bisogna dire no, dai, adesso... Adesso mi rimbocco le maniche, adesso devo farcela, cioè ti meriti una nuova vita. Io ne ho fatte talmente tante di nuove vite e quindi aggiungi sempre amici nuovi, aggiungi nuove storie, nuovi capitoli della tua vita e io di capitoli qui penso di averne fatti 42, una cosa del genere. 42 capitoli, ma non spaventatevi perché no, il volume si legge in fretta, si legge bene, è scritto con semplicità. 52 capitoli, 52. Ecco Egidio, era il primo del video, questa è stata la presentazione di Zucchero e Veleno. E nulla, mi piace anche far vedere tutte le persone, gli amici, i figli, qui si vedono molto bene le mie figlie, che hanno partecipato appunto alla serata. Però tornando al libro, quello che ti volevo dire, proprio l'idea di... Qui noi lo vediamo nelle pagine di questo romanzo, di questa ragazza che, ripeto, vuole venirne fuori da questa brutta situazione e fa anche sorridere perché ci sono dei momenti divertenti perché nella vita di tutti i giorni è vero ci capitano cose brutte talvolta però insomma fra un passaggio e l'altro anche la vita tante è bellissima cose belle in realtà. Sì dai cioè cose che poi ti fanno sorridere guardiamo il bicchiere bene. Mezzo pieno esatto credo che Alexandra faccia questo sì Alexandra fa questo tu pensa che l'ha letto una mia amica e lei avrà una quarantina d'anni e mi ha chiamata prima e mi ha detto l'ho passato a mia mamma a 76 anni, l'ha letto in 3 giorni, ha detto che vuole sapere poi che cosa capita ad Alexandra. Quindi vuol proprio dire che tocca alle generazioni, cioè che tutte le donne probabilmente hanno voglia poi di inoltrarsi, di addentrarsi in una storia accattivante, una storia che ti prende per cercare poi di capire... Come andrà alla fine a finire? Siamo guaribili romantiche a tutte le età.
Esatto, dai, leggi tu l'ultima di copertina, che leggi bene. Allora, mi sono svegliata da poco, gli occhi ancora pieni di sonno. Sono in bagno e tengo tra le dita quello che sembra un termometro. Le mie gambe tremano, mi sento la febbre, ma realmente sto aspettando di vedere quante linee usciranno sul test di gravidanza. Una linea non incinta, due linee incinta. Cazzo! Mi piace dire le parolacce tu. No, non è vero, sto scherzando, davvero. Però, quindi deduciamo che sia incinta. Forse sì, ma forse no, insomma, magari lei non voleva e non lo voleva, insomma, bisogna acquistarlo e poi dopo andremo a... Allora, intanto ricordiamo Zucchero e Veleno, ricordiamo che lo troviamo in tutte le librerie. In tutte le librerie. E anche un ebook. Ebook, si può acquistare online, devo dire che Linee Infinite è una bella casa editrice perché è piccolina, quindi ha voglia di aiutare anche quelli che sono i nuovi scrittori a crescere e come, insomma, ci mettono tanta passione, quindi mi è esattamente piaciuto, come ci hai messo tu. Esatto, mi è piaciuto molto avvicinarmi a loro e fare questo primo romanzo assieme a Draghetti. Il nostro tempo è finito. Ricordatevi, quando sotto l'albero non sapete che cosa mettere, Zucchero e Veleno, Lisa Dalla Noce. Grazie. Esatto, grazie a te Giulia. Buona serata.